Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Più di una volta ho letto o mi è stato domandato da vari forgiatori: conviene comprare il mazzo Deluxe? In questo video andremo a rispondere alla domanda, scopriremo cosa contiene, se è stata una bella pensata introdurlo tra i vari prodotti già esistenti in mercato per questo gioco e se può rappresentare una buona soluzione per chi inizia a forgiare. Novembre 2019, una data importante per Keyforge che ha visto la nascita della sua terza espansione, Mondi in Collisione. Con essa faranno per la prima volta apparizione la Premium Box, della quale abbiamo già parlato ampiamente nel video precedente, e il mazzo Deluxe, che verrà riproposto sia in mutazione di massa che in ondata oscura. Andiamo a dargli un'occhiata. Le dimensioni della confezione del mazzo Deluxe sono grandi il doppio rispetto alle dimensioni di un mazzo unico, e ciò è dovuto al fatto che il primo ha già di suo tutto il materiale che serve ad un solo giocatore per iniziare una partita. Infatti al suo interno potrete trovare un assortimento di segnalini che prevede le solite 3 chiavi pronte per essere forgiate, 18 segnalini ambra, 27 segnalini danno suddivisi come segue, 10 segnalini più 1 forza, 6 segnalini protezione, 4 segnalini stordito, 4 segnalini adirato e un segnavincoli in cartone con apposito token circolare per indicare il malus. Troverete anche il sempre presente mazzo unico dell'espansione rispettiva, solo un deck per Deluxe, avvolto soltanto nel suo involucro di cellophane. Ultimo articolo contenuto in questo prodotto sarà una guida introduttiva per avere un primo contatto con il gioco. Questo prodotto, a mio avviso, rispecchia totalmente tutte le aspettative che un nuovo giocatore può cercare dal gioco di mazzi unici al mondo. Infatti, da quando fu annunciato, trovai da subito che fosse una soluzione molto più pratica dello starter set, che sì, è un ottimo prodotto, ma è pensato per 2 giocatori, e più completa di un mazzo singolo, avendo al suo interno tutto l'occorrente per giocare una partita e mettendo a disposizione ogni singola risorsa di gioco a favore di chi forgia. Questo nuovo articolo introdotto con la terza espansione ha letteralmente riempito il vuoto che si creava tra il mazzo singolo, dal costo indicativo di 10 euro, e lo starter set, dal costo indicativo di 25 euro, soddisfacendo le esigenze di chi aveva l'intenzione di forgiare la prima chiave senza spendere cifre superiori ai 15 euro, costo indicativo per questo prodotto.
Se siete forgiatori che vogliono soltanto imparare a giocare e non hanno la minima intenzione di spendere denaro per delle bustine protettive o un portamazzo con scompartimento apposito per i segnalini, a meno che il gioco non vi convinca che ne valga davvero la pena, potete usare la stessa scatola della Deluxe per portare tutto con voi. Questo è sicuramente un metodo a costo zero di ovviare all'ulteriore acquisto di bustine protettive e di un portadeck, che potrebbero esservi utili per tenere al sicuro il vostro mazzo. Ve lo dico perché l'ho visto fare di persona da nuovi giocatori che volevano soltanto provare il gioco senza impegno. Infatti, la confezione Deluxe ha la classica apertura con le ali nella parte alta dell'articolo, che vi permetterà di utilizzare la confezione stessa più e più volte. Ma mettete in conto che se il gioco vi prenderà, che potrebbe essere un'opzione non tanto remota, potrete aver bisogno di accessori più o meno costosi dedicati per tenere al sicuro il vostro arsenale unico, dato che a forza di utilizzarla la scatola del mazzo Deluxe andrà inevitabilmente incontro all'usura. E quindi vi ritroverete a dover acquistare bustine protettive e portamazzi a seconda delle vostre esigenze di gioco. Fatemi sapere nei commenti se potrebbe essere di vostro interesse avere dei video in proposito. Nota bene! L'utilizzo della confezione del Deluxe come deck box non protegge in nessun caso il mazzo e gli strumenti necessari per una partita al suo interno. È da sottolineare che una sola carta danneggiata renderebbe inutilizzabile l'intero mazzo, e un consiglio che vi do è quello di riciclare un portadeck proveniente da un altro gioco di carte al quale giocate già, o se doveste essere proprio digiuni in materia, optate per una soluzione a basso costo e di plastica. Chiedete al vostro negoziante di fiducia per essere guidati verso la scelta migliore e che più si adatta alle vostre esigenze. Conclusioni. Quando venne presentato, il mazzo Deluxe fu accolto positivamente dall'utenza, portando questo prodotto ad essere uno degli articoli più apprezzati da giocatori veterani e non. Infatti esso rappresenta il giusto equilibrio, parlando di qualità-prezzo, tra un mazzo singolo, che da poco, e lo starter, che da troppo, a chiunque abbia voglia di iniziare a forgiare. L'espansione da scegliere è come sempre in mutazione di massa, essendo l'ultima uscita, ma se non avrete la possibilità di poterla acquistare, anche Mondi in Collisione andrà più che bene. Quando acquisterete questo prodotto, avrete tra le mani quello che io chiamo un buy and start, nel senso che avrete già da subito tutto il necessario per iniziare una partita e divertirvi con chi volete. Quindi alla luce di tutto ciò, ed essendo uno dei prodotti a mio parere meglio pensati e riusciti per questo gioco, dico sì. Consiglio assolutamente l'acquisto del mazzo Deluxe a chiunque voglia iniziare a giocare e avere una piccola riserva di segnalini già da subito a propria disposizione. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, volevo invitarvi ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione potrete trovare la wiki con tutte le carte di Keyforge pubblicate finora, e se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!